Ciao ragazzi, eccoci qui con la seconda parte del video d'aria dedicato a questo tour Shores of Man in Pure Wilhelmina. Dopo la Dade in Slovenia abbiamo fatto un'intera giornata di viaggio e siamo arrivati a Pescara. Ci siamo appoggiati nel loft che c'era stato assegnato per dormire, una bella doccia, sistemare i bagagli e la sera giustamente che fai? Sei in Abruzzo, non ti vai a mangiare gli arrosticini e altre prelibatezze abruzzesi? Certo che lo fai. Saresti un pazzo a non farlo. E quindi ci siamo fatti una bella cenetta in compagnia degli Impure Wilhelmina. Ragazzi, una buffata sensazionale, veramente. Non c'è niente da fare, ogni volta che si è in Abruzzo, ragazzi, è impossibile evitare le prelibatezze locali. Veramente una gioia per il cuore e per il palato. Fatta serata, siamo andati a dormire e la mattina dopo me ne sono andato insieme a Leonardo Saio, che era il bassista che ha sostituito Matteo, che è a lavorare in Olanda, in spiaggia, perché ho trovato, cercando col telefono, una spiaggia attrezzata con parallele, sbarre e altre cose per fare calisthenics, allenamento a corpo libero. Così abbiamo sfruttato appunto la mattinata per allenarci. È stato un momento di relax fantastico. Il tempo era ottimale, l'aria era non troppo fredda, anche se c'era un bel venticello. E poi ragazzi, cioè, allenarsi in spiaggia col panorama del mare è proprio tutta un'altra storia. Cioè, ti rilassi completamente, ti godi meglio l'allenamento, riesci proprio a spaziare, a rilassarti. Veramente, veramente una gran figata. Post allenamento, ce ne siamo tornati al loft, una bella doccia, ci siamo preparati e poi siamo andati nel pomeriggio allo SCAM, dove avremmo fatto la prima data di questa seconda tranche del tour. Come sempre, suonare a Pescara è un po' come suonare a Roma ormai, ci sentiamo a casa. SCAM pieno di gente, tanto entusiasmo, tanto supporto. E poi a me in realtà suonare allo SCAM piace tantissimo. Il fatto di stare in questa specie di grotta di mattoni è veramente una figata. Poi con il set di Beyond the Shores in particolare, secondo me è ancora più suggestivo perché si crea appunto tutto il buio, il video viene completamente proiettato sul muro, poi io sono molto indietro, quasi diciamo coperto con gli amplificatori, le luci che montiamo per il set, quindi mi piace, non lo so, diventa una situazione molto intima, molto vissuta. Bello, bello, poi dopo vedrete nel video che ho montato alcune immagini e foto. Giorno dopo abbiamo giocato in casa, abbiamo suonato al Traffic. Che dire, anche qua serata stupenda, c'era tantissima gente, nonostante giocasse la Roma, e questo ragazzi è veramente indice di grande supporto, quindi grazie di cuore a tutti. Anche qui, dopo il check, mi sentivo abbastanza elettrico, non volevo rimanere con le mani in mano, quindi mi sono fatto una bella camminata di 40 minuti, sono arrivato fino a Villa Gordiani, dove anche lì c'erano delle strutture per fare calisthenics, mi sono allenato un'oretta e me ne sono poi tornato a piedi. Completamente rilassato e ricaricato e pronto per la serata. Qui ovviamente, avendo a disposizione un palco più grande e il nostro telone, abbiamo potuto ricreare lo show esattamente come a Release Party, quindi diciamo sono tornati indietro con la mente di quasi un anno. Ed è stato bello come sempre rivedere tante vecchie facce della scena romana e tante facce nuove, quindi grazie, grazie ancora a tutti. La data successiva è stata al Bloom di Mezzago, scusate, mi sarà un attimo spento il cervello. Bloom di Mezzago, ragazzi, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, è un locale storico, basti pensare che ci hanno suonato i Nirvana al tour di Bleach e non aggiungo altro. Service pazzesco, staff altamente competente e gentile, ci hanno trattato veramente, veramente bene. E che dire, è sempre bello calcare palchi storici della scena italiana, non lo so, mi dà sempre un brivido sulla schiena quando vado sul palco. Anche qui è stata una buona occasione per conoscere tante facce nuove, tanti vecchi amici, tra l'altro faccio un saluto a un mio carissimo amico d'infanzia, dei tempi dell'asilo, Patrizio Matrella, che nonostante il giorno dopo dovesse svegliarsi prestissimo, è venuto al concerto ed è rimasto fino alla fine. Saluto anche Alex Loga, che è stata la persona che ha stampato il secondo album dei Noumeno con la sua House of Ashes Records, grazie di cuore Alex, e tutte ovviamente le altre persone che sono venute al concerto e la band che ha condiviso con noi la serata. Ultima tappa è stata il giorno successivo al Banoff a Padova. Qui
Qui devo dire, ragazzi, ci siamo goduti per prima cosa le mura medievali che circondavano la città. Prendevamo l'ostello, uscivamo e c'erano subito queste mura fantastiche. Siamo fatti una bella passeggiata, abbiamo visto un pochino l'interno di Montagnana e poi siamo arrivati a piedi fino al locale dove abbiamo fatto il soundcheck. È stata proprio la chiusura col botto del tour. Locale veramente strapieno, proprio sold out praticamente. La gente è rimasta dalla band di apertura fino alla fine del nostro set. Quindi, che dire, ottima conclusione per un tour che è stato, devo dire, abbastanza faticoso, ma questo perché sto attraversando un periodo non proprio rilassante della mia vita. Ma allo stesso tempo ribadisco che è stato il miglior modo per chiudere questa trasferta. È sempre bello quando tu sei sul palco a suonare e vedi la gente sotto palco che canta le parole del brano, o comunque quando vedi che sanno già il riff che arriverà dopo, sanno già quando c'è la pausa di pianoforte. Insomma, non ve lo so spiegare, ragazzi, però vedere che la tua musica è entrata così tanto nel cuore e nella mente dell'ascoltatore, non lo so, ti dà una scarica di adrenalina fantastica, ti fa pensare, cavolo, sto facendo le cose nella direzione giusta. E ci tengo a ribadire il concetto che noi artisti possiamo solamente ringraziare chi ci supporta, perché se noi possiamo stare sul palco e proporre la nostra arte è grazie a voi che siete sotto al palco. Non voglio dilungarmi oltre, ragazzi, adesso arriva la carrellata di immagini e musica di questa seconda parte del tour. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi al canale e di supportare questa mia grande passione. Ciao a tutti ragazzi, grazie e buona giornata.
Yeah.